Oggi ragazzi, super recensione dei miei Tuna Tube, prodotto nuovo di quest'anno, produzione nuova di quest'anno, con degli upgrade che in questo video vi racconto. Innanzitutto parto un po' dal raccontarvi un po' come è nato questo prodotto, perché qualche anno fa, quando è arrivata la barca nuova, avevo l'esigenza di avere un Tuna Tube bello esteticamente, e in giro non ne trovavo, funzionale, soprattutto trasportabile, che lo potessi smontare, montare quando volevo e al limite portarlo in qualche barca di qualche amico per fare un'uscita insieme. Da lì ho iniziato a progettarlo dal punto di vista estetico e dopo della componentistica interna, perché l'ho testato per almeno un anno e mezzo, perché ovviamente i test si fanno sul lungo periodo, su tanti tombarelli, su tante palamite, per trovare la componentistica giusta interna che desse la giusta pressione. Non è solo una questione di dare la pressione massima, ma bisogna dare una giusta pressione, né troppo poca e né troppa, per far vivere il più possibile i tunidi in generale, come leterati, palamite e tombarelli. Partiamo dalla base: questo è un prodotto che serve per tenere appunto vivi i tunidi, tombarelli, palamite, leterati, che sono delle esche ottime per le ricciole, per i tonni soprattutto giganti, che non riescono a resistere nel non predare un'esca del genere. In genere questi sono dei pesci predatori, nel nostro caso possono diventare anche delle ottime esche. Tuna Tube che nascono in America tanti anni fa e servono per tenere prettamente vivi questo tipo di pesci. Questi pesci non hanno una pompa di respirazione come ad esempio l'orata, che può respirare anche da ferma, ma come gli squali, le palamite, gli alletterati e i tombarelli hanno bisogno di nuotare per inalare l'acqua. Allora, questi tubi, mettendo l'esca testa in giù, da sotto arriva la pressione dell'acqua e fa sì che il pesce da fermo gli arrivi la pressione giusta e riesca a respirare un po' come se nuotasse. Alcuni correggimenti ovviamente sulla componentistica interna, perché ho dovuto fare tante prove su che cosa utilizzare nelle varie riduzioni, nelle varie portate dei tubi, per avere la giusta pressione per mantenere in vita il più possibile le nostre esche. Facciamo una premessa, che è come tiriamo sulle nostre esche, perché a traina durano di più che a spinning. A traina generalmente li portiamo a bordo barca con più velocità e più facilità, soprattutto se teniamo la marcia avanti, quindi tenendo la velocità comunque di 3 o 4 nodi, a un certo punto li vediamo proprio da poppa che escono fuori dall'acqua, li recuperiamo molto velocemente. Quello è il metodo migliore, perché non si stressano, non fanno mille fughe come a spinning e rimangono molto in vita. Il secondo fattore, ovviamente, per farli durare tanto è come loro sono stati presi. È ovvio che un tombarello preso dal labrino dura di più di un tombarello molto ferito. Appena presi, mettiamo uno straccio sopra gli occhi del tombarello, della palamita, dell'alletterato, per tranquillizzarlo. Vedete che già tenendolo al buio, coprendolo con uno straccio, lui si agita molto meno. Possibilmente teniamolo anche a testa in giù, lo slamiamo, lo mettiamo dentro i nostri Tuna Tube. E ora vi parlo ovviamente di quella che è la componentistica, proprio dell'impianto per collegare dei Tuna Tube. Innanzitutto serve una presa a mare sotto la barca, va bene anche a poppa, ma sotto la barca, anche quando siamo a velocità di crociera di 15-20 nodi, pesca ugualmente. Invece quella poppa fatica. Mi raccomando che la presa a mare sia bella pulita sempre, per riuscire a prendere tant'acqua. Nel momento in cui abbiamo possibilmente una presa a mare sotto la barca, andiamo con l'installazione di una pompa da lavaggio ponte, quindi una pompa a pressione, non una pompa di sentina. Le pompe di sentina fanno tanta portata ma poca pressione, una pompa invece da lavaggio ponte ha tanta pressione e magari anche non tantissima portata, ma quello che interessa ovviamente noi è più la pressione dell'acqua. Nei commenti ovviamente vi metto una pompa che io consiglio, ma inizialmente per provare provate con la vostra, quella che avete da lavaggio ponte, spesso va benissimo, anche perché io ho installato all'interno del Tuna Tube una valvola, per cui inizialmente potete selezionare o un Tuna Tube o due Tuna Tube. Vedete qui che c'è una
una copertura con per un'ispezione molto veloce. Qui abbiamo la nostra valvola per selezionare o un tuna tube oppure tutte e due i tuna tube in funzione. Con un tuna tube solo ovviamente c'è più pressione e funziona meglio un tuna tube nel momento in cui abbiamo magari una pompa che non ha tantissima portata e tanta pressione. Avendo una pompa collegata, qui abbiamo un attacco rapido, in modo che potete collegare qui una cannetta con un attacco rapido femmina in maniera anche molto veloce. Abbiamo una cinghiettina che serve per fissare il tuna tube in qualsiasi posizione voi volete dell'imbarcazione. Possiamo metterla qua di lato, possiamo metterla inclinata, possiamo attaccarla ad un tubolare, non abbiamo limiti. Questo davvero si installa ovunque noi vogliamo. Abbiamo messo anche un plessiga spara schizzi. Chi ha dei tuna tube in barca sa cosa significa, soprattutto magari nel periodo invernale, avere tutto il giorno un tombarello che continua a scodare e schizzare magari noi pescatori. In questo modo ovviamente il paraschizzi ci aiuta a proteggerci. Questo ovviamente si può togliere e mettere senza problema, è d'incastro. Nel momento in cui nel tempo magari qua dovesse appena appena inscavarsi, ho già previsto due piccoli buchini dove voi volendo potete avvitarli senza problemi, ma vedrete che prima che si scavi un pochettino ne passa di tempo, quindi potete tranquillamente metterlo e toglierlo a vostro piacimento. Altro upgrade di quest'anno è il tubo completamente nero, proprio prodotto con una pasta interna nera per farlo durare tantissimo nel tempo. Come funziona il tuna tube? Noi andiamo ad attaccare all'attacco rapido il nostro tubo che arriva dalla pompa con l'acqua in pressione, dopodiché ovviamente l'acqua inizia a riempire i tubi, mettiamo all'interno le esche e ovviamente loro dureranno tutto il giorno. Il mio record personale è 8 ore e l'ho lasciato libero dopo 8 ore, chissà cosa sarebbe successo se lo avessi tenuto anche ora di più. In pratica l'acqua ovviamente arriva da sotto, i pesci respirano, l'acqua sgorga all'interno ed entra nello scarico del tuna tube passando nella parte interna, e l'acqua esce da sotto in maniera molto tranquilla, senza schizzare nessuno, uscendo da sotto, dalla base sottostante, e scaricando direttamente poi quindi negli ombrinali in fondo all'imbarcazione. Inizialmente avevo preparato uno scarico qua laterale qualche anno fa nella primissima versione, riempiendo d'acqua questa parte, ma è ovvio che poi che col moto ondoso l'acqua poi usciva e ci schizzava. In questo modo invece l'acqua esce con calma piano piano da sotto, non ce ne accorgiamo neanche, ed è un ottimo sistema per creare uno scarico fatto bene che non ci bagna assolutamente. Materiale realizzato e wrappato con materiali di alta qualità. Posso eventualmente personalizzare la parte esterna come desiderate senza nessun tipo di problema, magari con un vostro logo, il nome dell'imbarcazione, il nome del capitano oppure il logo di uno sponsor. Questo è un prodotto che noi possiamo installarlo in qualsiasi punto dell'imbarcazione. Con questa cinghiettina possiamo tranquillamente collegare il tuna tube a dei tubolari oppure a delle bite senza nessun tipo di problema, quindi è un prodotto veramente che noi possiamo installare in qualsiasi punto dell'imbarcazione e spostarlo senza nessun tipo di problema, portarlo in barca di altri amici oppure stivarlo con grande ed estrema facilità. Vi ho voluto raccontare un pochettino quelle sono, diciamo, le informazioni tecniche proprio di questo prodotto. Se avete bisogno ovviamente mi contattate, mi sembra di avervi spiegato tutto. Se ho dimenticato qualcosa scrivetemi pure senza nessun tipo di problema. Posso spedirlo in tutta Italia, posso personalizzare tutta la parte esterna senza nessun tipo di problema, posso spedire anche all'estero, in Europa, in America, non ho nessun tipo di limite. Così vi ho presentato nuova produzione dei Tuna Tube 2021. Grazie ragazzi e ci vediamo alla prossima.